Allora, andiamo qua. Iniziamo quantomeno a fare le lacrime. Però io non penso che ci metto così tanto a farle. Anche perché ho un piano. Serve solo un foglio di carta. Mi serve solo un foglio di carta. Sono confusa su Zelda, vi giuro, non ho capito. Ok, allora, uno, due, il glifo del castello. Il glifo del castello sta qua. Quindi uno. Dopo il glifo del castello c'è il glifo tavoletta. Glifo tavoletta. Due. Dopo il glifo tavoletta. C'è il glifo, non so bene che cosa sia, però è qua. 3, 4, glifo tizio in ginocchio. 5, moglie de coso. Moglie de Raul. 6, spada che sta qua sotto. 7 è vicino all'1. 8. 9. E 10 a spada. Ok. Secondo me è un grande piano. Mi piace come se ne sia andata. Cosa? Come si chiama? Come si chiamava? Oddio, come si chiamava l'anziana? Impa. Mi piace come se ne sia andata Impa. Allora, è tempo di fare le lacrime. E fin qui ci siamo tutti. Mi sono segnata i punti delle lacrime, mi sono segnata l'ordine, ergo proviamo a farle nel minor tempo possibile. Allora, la numero 2 dovremmo riuscire a vederla da qui. Questo è il piano, signori, questo è il piano. No, in realtà dovevo andare al numero 1, no, alla numero 2. Piano fallito, già non mi ricordo come avevo utilizzato i numeri, perfetto. Ho sbagliato, dovevo andare qua. Si parte dall'1, non si parte dal 2. Cioè, io l'1 l'ho già fatto. Però poi non ho segnato 2, 3, 4, ho segnato 1, 2, 3. Subito.
sul foglietto magico. Fermatemi, vi prego, fermatemi. Uccidetemi così smetto di soffrire. Allora, da sopra mi butto. Da sopra mi butto. Maledetto che non sei altro. Vieni qua, vieni. Vieni qua. Pensavi di potermi sfuggire. Ah, che felicità. Che felicità. Aspetta, sono risparmiate queste cose? No, penso che semplicemente me lo sono perso prima come drop. Ah! Ora, per la tunica serve l'artiglio o la squama? Ah, ma io non lo so. No, sono respawnate queste cose. Ok. L'ho trovato. Una probabilità su 1 milione. Squama artiglio, squama artiglio. Famo squama, va. Squama, scaglia. Vabbè. Non ne posso prendere più di una, vero? No. Ok. Ci rivedremo presto. Ci rivedremo presto. Ah, è iniziato. È iniziata benissimo questa. Questa section. Dove volevo trovare i glifi. Ma. Il drago eburneo. Lo trovi una volta ogni 1000 anni. Che fai? Che fai? Lo fai scappare? E no. E no. Allora, no. Deve essere un po' più in qua. Il grifo che mi interessa. Mi sono distratta per il drago eburneo. Ma è cosa buona e giusta. Ciao, Fabietto! No, ma che ho finito? Cosa ho finito? La cena, quella sì che l'ho finita. Allora, qualcosa che mi tenga al caldo. Qualcosa che mi tenga al caldo. Non ho niente che mi tenga al caldo. Se non il. Ok. Il copricapo dell'armatura Rito. Che non basta, e mi metto le braghe che trovi praticamente dopo 2 minuti all'interno del gioco. Difesa 1, ma va bene lo stesso. Allora, da queste parti. Da queste parti ci dovrebbe essere il glifo. Forse un po' più di qua. Torre, torre! Ma c'era pomeriggio, Miro, Fabio. C'era pomeriggio. Ah, scusa, Sasuke, non ti avevo letto! Divertiti, 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 caro, divertiti. Madonna, ho infartato. Comunque anch'io, Fri, ho infartato quando ho visto il drago eburneo. Il drago eburneo fa questo effetto. Non ho capito che cosa hai detto, Fabio. Perdonami. Sto in live da 3 giorni di fila, 12 ore al giorno e sto già a 9 ore e mezza di live. Tutti gli altri giorni che ho già fatto di live, però ho avuto un piccolo stop. Allora, mi catapulto. Secondo me è la cosa migliore.
Mi catapulto e spotto dove potrebbe essere il glifio. A catapulta mi sono catapultata, ma il glifio. Il glifio non lo vedo. La domanda non è chi è, la domanda è perché non vedo il glifo? E dovrebbe essere anche luminoso e luccicante. Perché il mio piano non funziona? L'unica cosa che mi viene da pensare è che sia su quest'altro versante della montagna. Lì ce n'è uno. Ma quello viene dopo. Trovo tutti quelli che vengono. Che ci sono intorno, ma non trovo quello che serve a me. Dai, cazzo, i glifi si illuminano d'immenso. A chilometri di distanza. Carino, molto carino. Zelda, sì, Zelda. Ho detto che Luca c'è stato oggi pomeriggio in live, qui da me. È stato pomeriggio, l'hai mancato? Non trovo il glifo. Qua non vorrei dire, ma la mappa è finita. Cioè, letteralmente è finita. Non trovo il glifio. Il glifio non c'è. Il glifio luminoso mi viene in mente che può essere qua sotto, però il glifio è luminoso e si vede lontano 1 chilometro. Questo invece non c'è sta. Arriviamo a controllare. Il mio piano è partito male. Il mio piano per trovare i glifi è partito molto male. Però, possiamo rimediare. Perché comunque una gioia forte l'abbiamo avuta. Perché
e la gioia forte è trovare di nuovo il drago Eburneo. No, ma mica era un... Ah, non ci sei stato in live. Era un l'hai mancato perché c'era oggi pomeriggio, punto. Non è che ti sto rimproverando perché non ci sei stato. Se non ci sei stato, avrei avuto da fare. Però... Tutto qua. Allora, riguardiamo la mappa. Allora, questo mi dice che sta davanti alla montagna, cioè c'è una montagna, sta davanti. Dov'è la montagna? Sta qua. Ecco. Forse è un po' più in qua. Proviamo a saltare da questa. Proviamo a saltare da quella torre che è un po' più di qua. Magari si vede meglio. Ma che bello scusarti perché bevacchetto. Ma non è vero, siete voi che subite tutto come attacco. Ma non è vero, non dite le cazziate. Non dite le cazziate e fatemi trovare sto coso. Sto glifo a forma di glifo che è a forma di castello. Oh, ero andata a funghi io. Ero andata un po' a funghi io. Anche ai migliori capita di sbagliare. Giustamente prendendo la torre che sta là, non lo vedevo perché era da questo lato. Letteralmente ci ho girato intorno. Letteralmente ci ho girato intorno. Ma che ho paura, ma... Un mostro! Mi dipingete come un cazzo di mostro. Per quanto mi riguarda, sta là. Sicuro come le cose sicure. Che ciò di cui ho bisogno sta là. Questa musica tutta super trionfante. Boh. Allora, vediamo com'era la situa, che non mi ricordo più. Ricordo di Zelda. Lo sapevo. Questo non è il mondo che conosco. Sono finita nel passato delle leggende, un lontano passato. Questo è davvero il tempo della nascita del regno di Hyrule. Anche noi siamo sorpresi quanto te puoi credermi. Se sei in grado di manipolare il tempo grazie alla tua gemma segreta come Sonia, non abbiamo motivo di dubitare di te.
ho creduto fin da subito. Davvero ti servivano delle prove, Raul? Raul. Il mio potere, che il tuo potere della luce. Ma soprattutto, sento che fra noi c'è un legame di sangue. Deve essere così. Lui. Allora, Zelda, vabbè. Dimmi un po'. Poco fa hai detto che desideri ritornare alla tua epoca il più presto possibile. Sì. Nell'epoca da cui provengo sta succedendo qualcosa di atroce. Per questo devo tornare il prima possibile. Ma non so come fare. Non so nemmeno come diavolo ho fatto a ritrovarmi qui. In questa epoca. Che carini loro due! Ascolta, Zelda. Vedrai che troveremo una soluzione. Adesso però torna al castello con noi. No, io non... Ti presenteremo a tutti come una mia lontana parente. Non sarebbe una bugia, non trovi? Che bel doppiaggio lei! Che cambiarti. Concediti un po' di tempo. Ti sarà d'aiuto. Vi ringrazio di cuore. È la prima persona che è gentile. Stavo con pensando, me. Mineru potrebbe conoscere un modo per farti tornare nella tua epoca. Mineru, dite. Sì, nessuno conosce la cultura Zonau meglio di lei. Proprio come noi, anche lei possiede una gemma segreta. Dopotutto è mia sorella. E vabbè, io ormai l'ho scoperto, già. Ok. Tipo, Raul era un po' scettico, no? Tipo, ma questa, ma che vuoi da me? Ma boh, vabbè. Sonia invece ha sentito il legame di sangue. Bello, bello. Ok. Gemma numero 2. Veloce, veloce, veloce. Dovrei riuscire a vederla più o meno forse da qua. O forse da qua. Proviamo da lì. Proviamo a vedere, proviamo a vedere. Le torri sono un ottimo modo per trovare i glifi, perché alla fine ti sparano in alto. Qualcosa, vedi? A meno che non sbagli il lato come ho fatto io. Ma io che ne so che era il lato sbagliato. Ecco, invece di teleportarmi alla torre, mi sono teleportata al sacrario. Brava, brava, brava. Hai capito tutto? Subito proprio. Subito hai capito. Il mio piano poi, hai capito? Sparami. Ok. Lo abbiamo veduto subito. Il glifo della tavoletta. E così per dire. È pure caduta una gemmalla. Che fai, Nabi? Sei stronzo, Nabi. Tu poi letteralmente è a due passi. Che coraggio, Link, comunque. Cioè, capito? Se butta senza timore, senza paura. Dovremmo anche passare ad una fonte di una fata per vedere, adesso che abbiamo capito qual è il drago eburneo,
Per vedere se gli servono gli artigli o le scaglie. Mi sembra le scaglie, ma. La mano sul fuoco non ce la metto. Spara, spara Peppino, spara al drago, sta troppo in alto, porco! Ok, aspetta, l'ho visto. Ho visto che sta andando nella parte sbagliata. Rimediamo subito. Gemma, gemma. Suppongo qui, da qualche parte. Eccola. Yes. Vedi che il mio piano funziona se becco il lato giusto. Mi è bastata una sola occhiata. Ne sono certa, questa tecnologia non appartiene alla nostra epoca. Tuttavia, credo di poter riuscire a ripristinare la sua funzione di teletrasporto. Vorrei lavorarci un po' su. Va bene se la prendo in prestito? Ma certo, ti ringrazio molto. Il tuo aiuto è prezioso, Minero. Che cazzo di doppiaggi che c'hanno? Pazzeschi. Allora mi credi sul serio riguardo al fatto che provengo dal futuro? Ovvio, ti ho creduto fin dall'inizio. Tutti tranne Raul. Ascolta, Minero, conosci un modo per far tornare Zelda nella sua epoca, nel futuro? Suppongo sia stata la tua gemma segreta a permetterti di viaggiare nel tempo. L'effetto di queste gemme aumenta il potere già posseduto da chi le indossa. Nel mio caso aumenta il potere che consente allo spirito di separarsi dal corpo. Nel caso di Rao, il potere della luce che esorcizza il male. Mentre Sonia è in grado di controllare il tempo. E nel tuo caso, avverto entrambi i poteri, quello della luce e quello del tempo. Oh. Ma la tua gemma pare amplificare solo il potere del tempo. Il potere del tempo. In fin dei conti, la gemma segreta non fa altro che amplificarlo. Decidere come utilizzarlo e controllarlo dipende solo da te. Pertanto, se nemmeno tu sai come tornare alla tua epoca. C'è una leggenda sulle gemme segrete. Narra di un rituale proibito chiamato incantesimo draconico. Chi ingerisce una gemma segreta si trasformerà in un drago senza età e riceverà in dono la vita eterna. Capisco. In un certo senso, anche quello è un viaggio nel tempo. E secondo te questa leggenda potrebbe aiutarci, ho capito bene? Sì. Tuttavia, la leggenda non si conclude qui. Il prezzo per chi anela all'immortalità è un eterno oblio dell'anima. Per questo è stato tramandato come un rito proibito. Ammetto che inizialmente l'avevo considerato. Era una possibilità per trascendere il tempo. Ma se il prezzo da pagare è così grande, non ha senso continuare. Mi dispiace. Avrei voluto fare di più.
Ma non mi dica il drago. Come possiamo fare? Mia cara Zelda, non preoccuparti. Continueremo a studiare il tuo potere. Presto ne sapremo sicuramente Ma non qualcosa. mi dica il drago. Sono sicuro che Sonia sarà lieta di aiutarti. Effettivamente il drago c'ha tipo i pelucchi biondi qua in testa. No, ma non mi dire. È la prima volta che di link ha senso. Che è successo, Vale? Voglio mettermi qualcosa di più decente addosso. Va, mettiti la tunica. No. Ecco, voglio Link. Ci ho detto no. Ma era un no di stupore, come no. Ma vuoi vedere che... Cioè, oddio. Boh. Può essere, ha senso. Il drago c'ha i pelucchi biondi come Zelda. C'aveva la spada. L'ha infuso di luce. Quindi il sacrificio di Zelda vuol dire che ha fatto la trasformazione in drago per tornare qui. Quindi Zelda è il drago? Cioè, quindi io sto sparando a Zelda per... Eccolo, bastardo, fermati! Bastardo, fermati! Fermati, che devo farmare. Devo farmare... Quindi io sparo a Zelda per farmare le cose per... Per la tunica del cap... Madonna, raga, ma prima non lo trovavo mai, adesso lo trovo sempre. Ma com'è sta storia? Ma che è successo? Ma che succede? Vabbè. Ma prima non lo trovavo mai, mo l'ho trovato già due volte. Ma che cazzo vuol dire sta cosa? Non è detto che lo ribecco, eh. Anzi, più no che sì, però. Ecco, infatti. Ah no! Mi sa che è il drago sbagliato. Sbagliato. Ma che cacchio di drago è? Ma che cacchio di drago è? Ah, è Firodra. Ok. Nada. Nada. Ma era sotto di me il coso che mi serviva, il glifo che mi serviva. Raga, ho fatto un casino. Ma io prima l'ho visto. Mi sono teletrasportato e è sparito. Ha fatto vroom.
Forse mi ha ingannato Firodra. Ti devo dire che forse mi ha ingannato Firodra. Ma prima, cioè, ho guardato proprio in alto. Vabbè, vaffanculo, non mi interessa. Va bene lo stesso. Andiamo a cercare il glifo che mi interessa. Che dovrebbe essere il tizio in ginocchio. Se il drago che fa vroom! No, non mi sparare, Link, ti prego! Ti prego, Link, non spararmi! Scusa, Zelda. Ah no, è questo, mi sa. Quello è uno degli ultimi. No, ma mi sa che è questo. Ma sì che è questo. Dai il tizio in ginocchio. Non è che ho preso appunti proprio in modo dettagliato, eh. Cioè, sono andata un po' a occhio. Sono andata un po'. Quel cuore tre quarti mi mette ansia. Mi piace vivere con il brivido. Ma possibile che ho sbagliato drago? Ma davvero Zelda è diventata un drago? Rip Zelda, raga. Cioè, nel senso, se è un drago, è un drago. Tra l'altro, è con quest'anima che vaga nell'oblio. Che cazzo di tristezza! Zelda è un Korogu. Devi trovare quello giusto. Ah, guarda. Non mi interessa, non è un problema mio, eh. Come dicevo prima, se Zelda si trova bene, se Zelda non si trova, sti cazzi. No, serve tipo un cerchietto. Questo è un corogo, palese. Zelda, sei tu! Con chi si diverte? Ma tanto Zelda gliela fa vedere, ma non... Capito? Non penso che, capito? Poi Link è troppo tonto. Ma ti pare che si trovano tutti facili sti cosi? No, uno in mezzo alla foresta, così non si vede un cazzius. Molto bene. Molto, molto, molto bene. Dai, non lo trovo. Non trovo il punto della lacrima. Aspetta! No! Dai, era palese qui. Ciao, Dermo Simone! Ben arrivato, caro. Lanciavi dall'alto e lo vedevi subito. Ma io mi sono lanciata dall'alto. Solo che non ho proprio guardato bene, 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 bene. Ah, ma buongiorno!
Buongiorno, dicevamo. Si deve ricaricare. Ah no, nel senso che si è rotto? No, vabbè. No, vabbè. Sai che forse adesso il cuore e mezzo me la fa pagare? Devi andare da una vista, può essere. Ho guardato, ma non ho guardato molto bene. Sono stato un po' così, un po' distratto. Forse il cuore e mezzo in questa situazione... No. Senti, dicevamo... Ma secondo me... A parte che mo tocca tirare giusto Sasso Rock, perché cioè, abbiamo un conto in sospeso che non va bene sta cosa. Lo stai, via qua. Anzi no, fammo così, via qua. No, non sta. Non sta la fia dei furmini. Orca miseria. Sparita. Dai, mi ha mancato così. Ma manca fa così. Ah, eccola. Pazzesco, pazzesco. Dio però, Link. Link. Cioè, ma se io ti dico salta, ma perché cazzo scendi? Salta e salta, scendi e scendi. Dammi qualcosa di grosso. C'è niente di grosso. Tattica bella comunque. No, vabbè. Trapasso il sasso, no? Cado. Sfasciato, disintegrato, distrutto. Ma va meglio, yes. Ma che è aumentato il tempo? Ma non hai... Non... C'è qualcosa che ti sfugge, secondo me. Ambra... Niente, un bottino un po' così. Un bottino un po' così. Allora, dicevo. Secondo me, davanti. Secondo me è qui davanti. Aspetta, qua ci sono un sacco di cose. Di cose cerchiose, ma non. Non c'è la cosa cerchiosa di cui io ho bisogno. Niente. Senti, quello è Silver. Quello c'ha le cose che picchiano forte. Cioè, anche lui picchia molto forte.
Ho capito, così è un po' troppo forte. Così, così è un po' troppo forte, però. Va bene. No! Bastardi maledetti. Devo rifare tutto. Che ha auto-ucciso il bobbling. Prima era stato molto divertente il trapasso. Dai, 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 yes! È divertentissimo così il Sassaro. Prima avevo preso i drop, ma mica avevo preso la cassa. Mi ero scordata della cassa. Non lo so, ragazzi, la vecchiaia, la stanchezza, è un po' tutto. È la vita proprio. Vabbè, un topazio, potevo pure lasciarlo qua, guarda. Potevo pure lasciarlo lì dove era. Senti, ma c'è ancora quello silver? No, perché io ho bisogno di fightarlo. C'ho bisogno di fargli capire chi ce l'ha più grosso. Ovviamente lui, ma noi non glielo facciamo capire. Avete capito? È stata esplicativa questa cosa. Minchia, ma può picchiare così tanto? È un bobbling! Ho capito che è un silver, ma sempre bobbling è! Lo ha più grosso lui. Sì, però anche meno, capito?
sago. Ma sago talmente tanto che lo manco. Io va bene che lo volevo far sparire dalla faccia della terra, ma volevo il drop. No vabbè raga, è stato catapultato in un universo alternativo. Cazzo, ma volevo il drop io, ma vaffanculo. Ma vaffanculo un'altra volta. Ciao Simix, come stai? Spero tutto bene. Senti, se non è lì, io non so più dove cercare. E qui non è. Ufficialmente non so più dove cercare. Sto un po' indietro di Zelda, mi è passata leggermente la voglia. Ah, come? Io devo fare la battaglia finale, credo. Almeno da quello che c'è scritto nella quest. Boh. Però adesso mi sto a fare le lacrime, che non ne avevo mai fatta una. Ah! Ecco. E quindi mi sto facendo tutte le lacrime. Vabbè, ma il bello di Zelda è che c'è roba da fa ovunque. Si deve giocare con calma. Attento allo spoiler, Simix. Buongiorno! Qui quando è iniziato la marcia. Cazzo ridi, Il regno di Rule sarà mio. Brucia? Rosichino? No! Le molde nottere! Un esercito di molde nottere! Sono tantissime! Quante molde nottere? È impossibile! Ma da dove arrivano? Ci pensa Raul! Colpo del sole! Minchia, ce l'ha più grossa la pietra. Zelda.
Oh, ma è il colpo del sole davvero? Tenzing, sei tu! Tenzing, sei tu! Le ho spazzate via tutte! Come diavolo ho fatto? Sei caccato sotto, eh? Uguale! La forza bruta non funzionerà. Ce l'ha lungo così. Raul. Una gemma segreta Zonao. Interessante. Comunque a me le Gerudo sembrano abbastanza d'accordo con Ganon sull'attacco. Cioè, non mi sembravano possedute e altro. Cioè, dovrebbero essere schifate dal mondo. Perché comunque hanno aiutato Ganon a... capito? A fare... quattro in basso. Però invece... si fanno solo i cazzi loro. Cioè, si sono auto-isolate. Nessuno poi ce l'ha con le Gerudo, anzi... avranno fatto ammenda in qualche modo. Comunque il potere di Zelda è molto più forte di quello di Sonia. Però Sonia ha detto: tu hai entrambi i poteri, mio del tempo e della luce di Raul. Però la gemma amplifica solo quello del tempo. Ora, come cazzo ha fatto Minero a capire tutte queste cose solo guardando Zelda? Dio solo lo sa, però quella è un'altra storia. Quella è davvero un'altra storia. E si ricollega tutto a Breath of the Wild, dove lei, appunto, non è riuscita con la preghiera a ottenere questo cazzo de potere, della luce, per sconfiggere Ganon. C'è qualche problema con la luce? Ho fatto una struttura per il treno su Minecraft. Non sono contento, troppo semplice. Vabbè, hai una base e hai tempo. Hai tempo di andare avanti, insomma. Hai tempo di rimetterci le mani. Fatto una cazzata. After cazzata. Sono le ore che non mi fanno ragionare. Ma adesso rimediamo. Abbiamo solo perso un po' di tempo. Ma va bene lo stesso. Pan! Ben arrivato, caro. Che ci racconti di bello? No, ma non devi sempre pensare a... alla struttura. Se ti viene in mente qualcosa per arricchirla, bene. Se no, pace. Ok, ce l'abbiamo sotto il segno. Avevo cannato il posto dove lanciarmi. E poi non mi sono lanciata. Sono andata a piedi. Cioè, vabbè. Fammi vedere. Vabbè, dovrebbe essere palese lì in alto. Dovrebbe, poi non lo so, non vediamo. Mare di freddo, mare ancora di freddo. È salvo! Sto imparando l'italiano. Interessante.
ma Fabio, io pensavo che parlavi della struttura che non ti convinceva, allora io ti ho dato il consiglio, non pensarci quando arriva l'ispirazione, la modifichi. Fabio, non so di che cosa stava parlando. Mi sono addistratta. Buongiorno. Troppo tempo abbiamo esitato ad accettare i vostri numerosi inviti. In nome di tutto il popolo Gerudo, vi prego di accettare le mie più sincere e sentite scuse. Umilmente ci prostriamo dinanzi a voi affinché il nostro popolo possa godere della protezione della corona. No. Questo vi fa onore, Ganondorf. Pertanto, accetteremo il vostro voto di fedeltà ai... Si dice che nasca un solo Gerudo maschio ogni 100 anni. Godere della lealtà di un eroe come te, sovrano per diritto di nascita, ci tranquillizza enormemente. È un onore per me, maestà. Quando gli Zonao scesero dal cielo nella notte dei tempi, tutti pensarono di trovarsi al cospetto di autentiche divinità. E adesso un loro discendente è diventato re e si è unito in matrimonio a una donna Ilia. Spingersi oltre i confini del proprio popolo per governare sul mondo intero è notevole. Aia, aia! Chi avrebbe immaginato che un giorno gli Zonao si sarebbero estinti, con voi e vostra sorella come sole eccezioni? Una situazione che definirei sfortunata. Eccolo, Ganon. Anche se giungesse la mia ora, questa Rosichino. pace non verrebbe infranta. Il nostro regno è forte e vivrà ancora a lungo. Il tuo gesto è stato molto apprezzato. Ci aspettiamo grandi cose da te, Gandalf. Puoi andare. Sì, maestà. Effettivamente, oh, quasi quasi c'ha ragione. Voglio dire, mo gli Znau sono arrivati qua, hanno fondato il regno. Io sono re. Cioè, capito? Percepisco nel cuore di quell'uomo delle indefinibili ambizioni oscure. E non solo, il suo stesso nome mi mette come a disagio. Cioè, lei Sono non l'ha ben consapevole riconosciuto? della sua natura malvagia. Però è proprio per questo che desidero tenerlo vicino per poterlo controllare meglio. Cioè, ma lei non l'ha Non devi riconosciuto? preoccuparti, Zelda. Ma che è deficiente? Va bene. Deficiente. Cioè, sì, Zelda è deficiente, ma così tanto? Ma me sappia per culo? Ma sappia per culo Raul? Cioè, non lo riconosce. Ganon? Ganondorf? Lo hai visto? I capelli rossi? Non l'ha riconosciuta davvero? No. No, ma non ha senso questa roba. Ma non ha senso! Cioè, vabbè, se deficienti perché devi raccontare una storia. Ma a me sta bene essere deficienti. Però
per raccontare una storia. Ma così non ha senso. Percepisco malvagità nel suo cuore. Buongiorno. Hai scoperto l'acqua calda? Comunque messa così, effettivamente, ripeto, non è che c'ha tutti i torti Ganon Dorf. Cioè, Ganondorf era nato per regnare. Su che cosa non si sa, però è nato per regnare, perché è l'unico maschio che è nato Gerudo. E mo sono arrivati gli Zonau estinti, sono rimasti in due. Ha detto, va, creiamo il regno di Ilia e io sono il re. Perché? Perché io sono il re. Cioè, per quanto poi lo Zonau Raul possa essere buono e caro, alla fine, capito? Cioè, non giustifichiamo gli atti di Ganon, però ci stava prima lui. Fondamentalmente ci stava prima lui. Vediamo un po' se c'è il drago Eburneo. No, a posto. Allora, io prima ho visto il glifo che mi interessava 12 volte. Ed era da queste parti. Eccolo lassù. No, mi serve un'altra torre, perché questa è lontana. Ma pure questa è lontana. Niente, a piedi. Niente, a piedi. No, questa è l'unica cosa che mi sta facendo storcere fin troppo il naso. Cioè, davvero Zelda non ha riconosciuto Ganondorf? Ma no, ma... Boh, vabbè. Sarà una tattica. Forse una tattica di merda, ma pur sempre una tattica. Che ho visto un Korogu. Con la coda dell'occhio. Che culo! Preciso! Niente. Oh! Bam! Sasso cade sul borgo dei Rito. 7 morti, 2 feriti. Sterminati praticamente. Ma no, sto ripensando come una cogliona a quello che è appena successo. Che poi se lì lei lo avesse riconosciuto... Oh no, è Ganon, pam! E lo ammazzate, visto che ancora non aveva la gemma e Raul era sgravo. Ok, poi non ci sarebbe stato... Ci sarebbe stata la storia, per carità di Dio. Però manco a farla così deficiente. C'è un limite a tutto. Drago Eburneo, niente. Hai ragione, Samu, c'hai ragione.
visto che è caduta dal cielo. Usiamola. Oh, oh! Il drago Epurneo! Il drago Epurneo, raga! Il drago Epurneo! Ma non ce la faccio. È troppo lontano. Vieni da me, abbracciami e fammi sentire che mi vuoi bene ancora, e noi due insieme finalmente faremo l'upgrade alla tunica. Vieni da me, abbracciami e fammi sentire che la tua scaglia mi dai. Sei troppo in alto. Li mordacci tua non c'è incazzo qua. Come potremo fare per incontrarci? E tutto ciò è stato pura poesia. Ci proviamo. Mancato. Mancato. Valeva la pena provarci. Mannaggia, che palle sto drago Burneo. Zelda! Più coglioni. Se poi è Zelda, capito? Non è proprio detto che sia. Non è proprio detto che sia. Vaffanculo. Gli mandiamo i corpi da quassù. Che tattiche di merda. Senti, ci ho provato. Lasciarlo andare così. Lasciarlo andare così è... No. Almeno provarci. Ma no, ma non è per i termini, è per il contenuto, capito? È diverso, diverso. Vieni da me, abbraccia e fammi sentire che... Senti, io salvo. Salvo perché c'è un coso super silver. Vorrei provare a farlo. Poi alla fine quello di prima ci stavo pure riuscendo a farlo. E che poi l'ho catapultato, non so manco io dove. Sì, vabbè, dove è finito? Raga, è imploso.
di là. Sì, gli faccio un cazzo. Porco due che botta. Ho capito. Qui c'è degli evidenti problemi comunque. Questo mi guarda, mi sciotta. C'ho più un cavolo. Dovrei... Raga, ma... diventato incorporeo? Vabbè, vai. Massacratelo. Con cattiveria. Cioè, ma come cazzarola lo vai a prendere? Ma come? A volà ancora non me l'hanno insegnato. Ciao amore, è un botto di tempo che non te vedo. È un botto. Che, tipo carta di credito. Vai tesò, lascia tutto. Lascia tutto. Ah, saranno bannati per un paio di giorni. Ma chi? Stai in piedi da sola. Vieni da me. Abbracciami e fammi sentire che... Va bene, grazie, molto, molto gentile. Ciao, ciao, ciao. Io ho visto una roba che cadeva, che poteva tirarmi su, ma comunque sta a fanculo il drago. Comunque il drago sta a fanculo. Questa c'è una missione, ma palese. No. Mi alleno anche oggi. E questo è Nindo. È uno streamer. E tu chi sei? Immagino che mi abbia sentito, bla bla bla, vuoi diventare un grande guerriero. Usa le miele per generare, raffinare e invertire. Grazie al vento l'ho rotta da... Reverto. Reverto.
Dopo lanciare le palle, tu dovrai farle entrare nel canestro. Reverto. Sì. Ho capito, reverto. Ho capito. No, non sono ancora là. Non ho capito. Forte. Bellina questa roba. Bellissimissima questa roba. Madonna! Avete visto che è successo? È successo che con Reverto ho fatto scontrare due punti che sono andati tutti e due a canestro. Amazing. Amazing. Basta così. Ho fatto anche una bella sudata, c'hai ragione. E totalizzare 10 punti. 10 ru... cioè 20. Ne ho investite 20. Ne ho investite 20 e me ne ha ridate 20. Mi pare una presa per il culo. Però non lo diciamo a nessuno. No. Ma non si fa un sacco di cose su sto gioco. Ma volano. Lo so, peccato, peccato. Ho visto un coroglio intanto. Yay. Mi hai trovato. Freccia di legno. Oh, non si butta niente. Non si butti a niente. La serie che forse se io da qua mi teletrasporto in teoria lo becco. Come faccio a non provarci? Sono tanto così dal grifo. Come faccio a non provarci? Che sto drago si vede una volta sì e 20 no. Una volta sì e 20 no. E quelle 20 no, quella volta sì che tu lo becchi. Non è neanche detto che riesce a prenderlo. Oh, oh, ho
beccato il predict. Il predict. E qui di nuovo. Vieni da me. Abbracciami e fammi sentire che... Che poi non è manco detto che lo vedi. Cioè io perché ho guardato attentamente da quella parte, perché ho fatto il predict che in qualche modo doveva esserci. Ma cioè lo vedi? Lo vedi tu il drago? Cioè se non sai che c'è un drago e guardi così, lo vedi? No? Non hai detto che ci arrivo, perché è lontano. Gira, gira! C'è il drago, c'è il drago! Ma già la faccio. Mi frega la stamina, mina, mina. Stamina, mina, Sono quasi. Lo vedo. Io continuo. A domani con le ultime ore. Dai. Io ci provo, cioè nel senso. Finché ho la forza in queste potenti braccia che lavorano alle 5 di mattina, io ci provo. Ecco, mo non vorrei dire le cazzate, ma mi sembra abbastanza vicino. Zel drago, per favore vieni da me, dammi una scaglietta e felice sarò. Ma gira verso di qua. Non gira verso di là. Gira verso di qua. Le mortacci tua. Mi sta prendendo in giro. Mi sento presa in giro. Dragonborn è nei paraggi, vaffanculo. Serve a cazzo per sonar qua. Sì! Yes! Ha Ormai il drago e Borneo non ha più segreti per me. La mia domanda è sempre quella. Ma la razza draconica del drago e Borneo, ma che cazzo serve? Io la pio perché, cioè, ho un problema con il loot. Da quando ero piccola che avevo problemi con il loot. Però
Allora. Oh, eccola lì la mia meta. Invece fa sto casino, no? Ma vai allo stallaggio, per l'amor del cielo, vai allo stallaggio e poi ti arrampichi un attimo. Ho fatto bene andata al drago Epurneo. Dovrei passare da una fata. Dovrei passare da una fata a vedere se effettivamente voleva le scaglie. Tu dici, ci potevi passare prima? Ci potevi passare prima? E poi scoprire. Ci voleva le scaglie o gli artigli. Hai ragione. Ma. Troppo sbatti. Sì, c'è più brivido nell'avventura. Là sopra è la mia meta. Lì è la mia meta, signore. Chi è ancora vivo in chat? E chi sta facendo il fantasmino? Mi piacerebbe saperlo. Free, non avevo dubbi. Zero dubbi. Il nostro nottambulo preferito. Ci sono, eh? Cioè, se prova. Allora, lacrima, lacrima, lacrima. Lacrima. Nada de nada. Ok. Oddio, probabilmente no, eh. Probabilmente no. Perché c'è un sasso in mezzo, potrebbe essere un corogo. Però ho visto. Ho visto Impa. Scusa. Ho visto Impa! Un geoglifo anche qui. Che piacere vederti, Link. Anche tu stai indagando sui geoglifi. È bello sapere di poter contare anche su di te. Ah, lo so, basta. Ma ho liquidato così. Vabbè. Io vado, Impa, eh. Io vado. Je voy. Siamo al quinto glifo. Ne mancano 5.
5. Picnic. No, vabbè, top. Mineru. Ah, no, non è Mineru, scusami, è Sonia. Top. Number. Stai bene, Zelda. Hai un'aria alquanto pensierosa. Vi chiedo scusa. Stavo pensando a come poter tornare nel mio mondo. Che cosa dovrei fare? Se solo fossi in grado di poter manipolare il tempo come voi, maestà, forse riuscirei a tornare in qualche modo. Vediamo. Il segreto è cercare nell'oggetto come se volessi scavare nei suoi ricordi. Devi chiedergli dove è stato e come è arrivato dov'è ora. Solo così potrai riportarlo nella sua posizione originale. Chiaro. I ricordi degli oggetti. Sta tranquilla, prima o poi ci riuscirai anche tu. Così troverai il modo di tornare a casa. Ma Zelda, sento che c'è qualcos'altro che ti turba. Eh? Vuoi tornare a casa il prima possibile? E tuttavia, vuoi anche trovare il modo di aiutarci in questa era. Non è così? Ma come... Come mi capisci, Sonia? A Sonia non si può nascondere proprio nulla, non è vero, Zelda? Apprezzo molto che ti preoccupi per noi, Zelda. Però è normale che tu sia in pensiero per la tua epoca, non credi? Vedi, non sei solo in grado di plasmare il tempo. Possiedi anche il sacro potere di esorcizzare il male. Che non si è mai risvegliato, però va bene lo stesso. Potrai utilizzarli entrambi per proteggere la tua epoca. Regina Sonia! E non dimenticare, anche Link vuole rivederti sana e salva. Gli ammicca, gli ammicca. Non avevo mai sentito questo nome. È uno dei cavalieri reali. In origine era stato incaricato di essere la mia guardia del corpo. Ma poi è diventato l'eroe che ha salvato me e il regno di Hyrule dall'annientamento. Oh, addirittura un eroe. Attenzione! Lo ammiro davvero tanto. Pensate che non si arrende mai in nessuna situazione. Sì. È davvero forte. Lui è un autentico eroe. Ah, si direbbe che tu abbia grande fiducia in lui. A sentirne parlare così bene, mi è davvero venuta voglia di conoscerlo. Hai bello. Vorrei tanto conoscerlo anch'io. Deve essere proprio gentile e coraggioso. D'altra parte, se Zelda ne parla così... Guarda, Sonia come ammicca! Comunque Sonia parla sempre come se non esiste una calamità, cioè niente, va tutto bene. Poi Mineru ha guardato un attimo Zelda, no? Così di striscio, e gli ha raccontato vita, morte e miracoli. Cioè, Ganondorf non l'ha visto? E lui non è riuscito a capire un cazzo? Vabbè. Vabbè. No, l'albero, me lo ricordo. Vabbè, comunque, non è questo il problema, Molly. Non è questo il problema. E vai, vado qui perché questo lo conosco, è la spadina. E quindi non mi serve guardare dove sta. Non mi serve guardare dove sta. Letteralmente c'è scritto sulla mappa dove sta. Quindi facile facile. Io stacco, buonanotte Fabietto, a domani. A domani, a domani, a domani. Prossimo veloce veloce proprio. Qua c'è il villaggio va a pesca che deve essere salvato. Non adesso, boys, vi giuro, non adesso. C'ho da fare coi glifi. Coi glifi e con un drago alquanto ambiguo.
Oserei dire un po' stronzo perché se ne va in giro a caso per tutta Irule, quindi rende difficoltose il recupero di alcuni oggetti di vitale importanza. Però che devi fare? Allora, volevo controllare bene che qua non ci fosse la lacrima. Ok. Controllato bene. Dovremmo trovarla in fretta perché comunque è tutta qua la spada, eh. Dritta per dritta, ma tanto starà laggiù. Seguro, seguro. Che fai? Ti privi di far girare i giocatori? Per 3 ore in mappa? Ovviamente no. Manu, ben arrivato, carissimo. Che mi racconti di bello? Boh, io controllo per scrupolo, ma è palese che sia sulla punta lontana. Che ho fatto? Che hai fatto, Fede? Così, se ne è uscita dal nulla. Buonanotte. Buonanotte. Quindi? Non lo so. Penso che sia rimasto acceso il gioco degli avatar, solo che non si vede. Però penso che sia rimasto acceso in background e quindi hai vinto 5 soldini a caso. Che bella foto artistica! Che bella foto artistica! Bellissima. Questa è centrata un po' meglio. Stupenda. Un mio amico nei prossimi giorni mi vuole regalare uno Zelda, solo che io non ho mai giocato uno ed ero indeciso tra questo e Breath of the Wild. Tosta. Tosta, perché letteralmente questo gioco è Breath of the Wild, ma più bello. Prenditi direttamente questo. Prenditi direttamente questo, tanto non è che ti perdi chissà che cosa della storia. Cioè, sì, sono collegati. Dove finisce uno, poi inizia l'altro. Però, dove cazzo sta la lacrima? Però non ti perdi sta grandissima storia, capito? Foto, foto. Questa è più bella. Oddio, può essere che se giochi prima questo, che è la versione migliorata di Breath of the Wild, poi magari fatichi ad apprezzare Breath of the Wild. Però non è detto che vorrai giocare Breath of the Wild dopo questo, capito? Nel senso, se sai già che è la versione migliorata e che la storia di Breath of the Wild non è che ti serve più di tanto per apprezzare questo capitolo, non c'è neanche bisogno di recuperarlo. Se poi è uno sfizio tu recuperarlo è un'altra storia. Comunque su Breath of the Wild ci sono delle cose, delle meccaniche che hanno rimosso poi in questo capitolo. Quindi effettivamente, minchia, non c'è la lacrima. L'abbiamo mancata. Come cazzo è possibile? Come cazzo è possibile?
Sono caduta nel tranello. Sono caduta nel tranello. Pazzurdo. Tanti e grossi. Sto andando un pochino di spam. Me ne pento? No. Posso rimettere... l'arco quello un po' così cos'ha. Aspetta, voglio dire tragica situazione. Ho vinto una sfida che mi ha fatto di Hollow Knight e poi c'è la Zelda. Ottimo acchiappo. Bravo, tu sì che mi piace. Tu sì che hai ottimi gusti. La sua rischiata, un botto. Ma proprio tanto. Perché può essere che sciotta quello, Non voglio essere pessimista, ma... scusa, ma sei buggato o cosa? Sei buggato, non attacca? Cazzo, ho detto io che sottava. L'ho letteralmente detto, Tagli lontano. Oh, brava Minerru. Bene. Come non l'ho giocato io Hollow Knight, conosco molto bene, lo voglio anche recuperare avendo l'occasione, ma purtroppo ancora niente. Aspetta che forse è qui la lacrima? No, perché mi sa che avevo controllato. Oh, poco. Dai, come ho fatto a non vederla? Io l'ho detto, sicuro sta in punta. Oppure mi fanno il trappolozzo. Che sembra che sia sicuro in punta. E invece non è. Tac, trappolozzo. Sono stata fregata dal trappolozzo che avevo predetto. Aha. Aha.
Adesso sono un super robot assetato di sangue. Tutti i boss del gioco uno dopo l'altro. Bellissimo! Una super arena. Ma bellissimo! Tipo un'arena, tipo una torre. Tanta roba. Ma Hollow Knight. Hollow Knight è da recuperare. C'è poco da fa. Non si può lasciare indietro. L'unica parte che non ho controllato è questa di qua. Beh, ma ha senso. Ha senso che sia difficile. Ora, la sfida più difficile di sempre per me in questo momento è trovare sta cazzo di lacrima che... Ecco, vaffanculo. Cioè, nell'unica parte dove non avevo controllato c'era. E il bello che l'avevo pure predetto, il troll. L'avevo pure predetto, ma non ci ho creduto. Non ci ho creduto che potesse essere un troll. Ma in realtà dovrei averlo gratis da qualche parte. Che l'avevo riscattato con qualche abbonamento, forse il PlayStation Plus. Non so se è PlayStation Plus o Epic. Ma da qualche parte lo hanno regalato. Allora, Zelda, di che cosa volevi parlarmi? Qui non ci disturberà nessuno. Puoi stare tranquilla. Trappolozzo. Sei proprio una stupida. No, vabbè. Ah, vabbè, lei ci ha reverto. Però mi sorprende sentirti parlare con questo tono. Se davvero vuoi provare a ingannare gli altri, fallo per bene, burattino di Ganondorf. Credevi davvero che non ce ne saremmo accorte? Beh, ti sbagliavi. Ah, wow. Top Zelda. Si sono svegliate comunque su Ganondorf, eh? Buongiorno. Cazzo! Quindi era stato davvero lui. Furbe ma non abbastanza. Quindi lui c'ha la gemma di Sonia. Animazione. Ma che era? Ma che era? Un meme? Ma che era? Sì, vabbè, io continuo a dire Zelda deficiente. Io continuo a dire Zelda deficiente. Cioè, a parte che non hai riconosciuto Ganon, ce l'avevi davanti. Non l'hai riconosciuto. Gli fanno il trappolozzo più stupido del mondo, ma non vanno a pensare che lui c'ha il contropiano. Io un pochino boh. Cazzo, c'hai ragione, Manu. Sparo questo. Mai andare nelle live dove si gioca un gioco che vuoi giocare. Io non ci ho neanche pensato. Io sto in live da 11 ore e 20, ma vado a pensare ai spoiler dell'altri. Allora, 6, 7. La 7 è quella che ho visto 20 volte prima.
Abbiamo quasi fatto. Abbiamo quasi fatto. Ma scusa, ma quel sorriso smagliante? Ma quel sorriso smagliante di Ganon? Ho preso la gemma. Ma in che senso? Ma in che senso? Vabbè. Molto belle le lacrime comunque. Uno sguardo per il drago. Mi sembra nada. Comunque mi sa che già lo sapevamo della regina Sonia. Cioè ce lo dicono all'inizio del gioco. Che la regina Sonia ha fatto bluff per mano di Ganon. Però non pensavo. Cioè in un modo così deficiente. Io mo qua vedo 12.000 lacrime, ma vedessi quella giusta? Sai che è quella lì. Questo è un Korogu e lì c'è la lacrima. Tutti volevano entrare nella foto del. La foto del blobbino, niente, cattivissimo. Però in realtà, ripeto, non bisogna stare nelle live dei giochi che vuoi giocare. Perché in realtà vi sono un botto di spoiler, cioè. Anche loro sono spoiler. Cioè, letteralmente sono spoiler. Ah, oh, questa è proprio easy, eh. Questa è proprio easy. È venuta fame. Regina Sonia! Regina Sonia! Rifammi il sorriso smagliante? No, se ne va. Finalmente. Finalmente è mia! Ah, delle espressioni lui. Thank you.
Un po' too much. Contento lui. Sonia! È troppo tardi, Raul. Hai peccato di superbia, arrogandoti il potere divino. E invece ora quel potere è nelle mie mani. Quella donna ha pagato il prezzo della tua arroganza. Sei stato uno stolto a credere di potermi controllare. E questo errore ti costerà la vita! Aspetta! Dobbiamo pensare alla regina! È morta! Gli tiene testa, eh? Sì, sta cinematica è tanta roba. Meglio questo della storia principale. Quando gli extra sono meglio. Come cazzo ride? Yeah. Quindi può essere che non è morta Sonia. Ma mi sfugge se Sonia era nelle scene dove venivano narrate le battaglie con i saggi. Ma non mi ricordo se Sonia c'era oppure no. Non mi ricordo. Allora siamo al 7, l'8. L'otto è tutto di qua. Proviamo a teletrasportarci lì. Argentato, lo so. Ma niente. Non so bene. Faccio un attimo questo. Non ti annoia? No, per niente. Mi spiace, Vale. Allora. Oh. Si è arrampicato sopra. Dove? Dove? Ma che è successo? Non ho capito, mia. Ho trovato la mappa e mi sta bene. E mi sta bene. Ma dove cazzo è il Golemax?
Ah, buongiorno. Me l'ero perduto. Oh, eccolo. Mica lo vedevo. Devo aspettare che cadano, forse, e aggrapparmi. No, perché non tornano su. Si smaterializzano. Lo sapevo io. Se gliene tengo uno? No, lo smaterializza. Mo' ho capito. Ci ho messo un po'. È l'orario. Sì, ma non funziona. Non funziona. Usiamo la vecchia tecnica della pigna. Pigna, prendi. Pietra. Finally! Minchia, me lo perdo. Quasi. Quasi. C'è una cosa strana stasera. Vero? Vero, cazzo. Yay! Allora, domanda innocente. L'ho fuso e se l'è ciucciato. E mo? E mi chiedo, e mo? Cioè, mi rimarrà per sempre fusa o tipo quando si rompe, si sfragna tutto? Intanto passiamo a un problema più important. Io non vedo il glifo. No, non vedo il glifo. Allora, proviamo ad andare qui. Vedere da lì, perché era proprio sulla mappa, era proprio esterno, capito? E non vedo il grifo. E mi sta bene sempre più fame. Direzione giusta.
E ancora no, non vedo il glifo. Mannaggia il glifo. Mi sto ancora però. Troppo forte. Troppo forte. Ma comunque non vedo il glifo. Oh, ah, eccolo là. Eccolo là. Ho visto all'ultimo il glifo. Guarda dove era ficcato. L'ho detto che era un po' esterno, eh. Però non pensavo così tanto. Ho detto che era un po' esterno, ma così tanto mi pare esagerato. Tre in tutto, compreso questo, eh. Direi dai. Inizio a pregustare sogni di vittoria. Anche perché se finiamo i glifi, e finiamo i glifi stasera, prossima live, finale. Prossima live, finale. Siamo pronti per il finale? No. Ma intanto iniziamo la quest. Poi vediamo. Con un po' di buona volontà sfasci tutto. Non male, non male. Non male. Poi ripetiamo una cosa importante. Io Zelda non lo mollo, eh. Io Zelda non lo mollo. Lo porteremo ogni tanto, perché come al solito i giochi belli non li apprezzate perché siete degli ignoranti. Lo porteremo ogni tanto per provare il completamento a 100%. Magari in maratona, di tanto ci facciamo la serata di Zelda. Facciamo 6 orette. Di secondaria, esplorazione, Korogu, eccetera, eccetera. L'ho passata, non l'ho vista. Quando stava? No, non l'ho vista, ti giuro. Speri, faccio il giro. Era sui massi. Ah, eccola! C'hai raggio adesso! Non l'avevo proprio vista, ti giuro! Si vede che stavo guardando un altro punto. Grande, Free, grande. Fatto una retromarcia con Link. Peggio del reverto. Giocati! Stai partecipando al contest Minecraft? Sì, vero? Maestà. Ok. Appena giunta notizia, il nemico si è impadronito anche dell'ultimo. Non c'è Sonia. Non c'è Sonia. Attuale, l'esercito del re dei demoni è troppo potente per noi. Sì, lo so bene. Lasciate che mi occupi io del re dei demoni.
Raoul, ormai è troppo tardi. Non puoi sperare di fermarlo con le tue sole forze. Ma vedi, tu non sei solo. Le Gerudo, i Gon, gli Zora, i Rito e anche Zelda. E anche Zelda. E ovviamente anch'io. Noi siamo tutti con te. Ah, ottimo, ottimo, giocate. C'è una cosa che desidero mostrarvi. Quindi letteralmente Mineru è l'ultima Zora attualmente in vita. Non in stato corporeo, ma di spirito. Ok, queste sono le gemme che ha dato poi ai quattro villaggi. Devo chiedere a tutti di darmi il vostro potere. Pensiero sugli Zora? No, non era Zora, scusate, Zonau. Il pensiero sugli Zonau non mi è venuto per la caccia, mi è venuto così all'improvviso. Bello, bello. Bello. Davvero bello. Sai qual è il problema? Andiamo per la 9 intanto. Sai qual è il problema? È che io mi sono segnata l'ordine per farle giuste, tra virgolette, no? Per farle giuste. Se le inverti, cioè non capisci un cazzo della storia, capito? Vedi... prima quello che distrugge, poi lei che muore, poi questi che giurano fedeltà, poi capito? Poi l'arrivo di Zelda. Bruttino, bruttino, capito? Io mo me lo sto godendo perché, ripeto, mi sono segnata i posti, l'ordine. Sono un genio. Dovevo andare alla torre per essere sparato. Lo so, raga, l'orario c'è, la stanchezza c'è, ma non si molla. Non si molla. Ormai le prendiamo tutte e due. Però capito, cioè, nel senso, così è letteralmente un bel racconto, una bella storia. Alcune scene sono più intense di altre. Però ci sta. Eccolo lì, vedi, eccolo lì. Però se vai in giro ed esplori, vedi come sono messa a cazzo? Se vai in giro ed esplori, vedi tutte sminchiates. No, non è vero. Pensavo fosse lì. E invece no. Quello l'ho già fatto. Ah.
era... Ecco, quello lì. Madonna, c'ho avuto il sangue freddo di ricordarmi che era la pietra sul muro. Io stavo cercando per terra, invece dovevo cercare una parete. Mi manca questo e mi manca la spada. Sangue freddo nelle mie vene. A 180.000. Vabbè, ormai sono arrivato. Volevo teleportarmi al santuario e andare lì, ma stiamo lì col tempo. Vabbè, ma è una cosa extra in realtà. È la storia della battaglia tra Raul e... Ganondorf. È la storia della prima battaglia. Che in realtà tu la sai già. Perché la sai? Perché già ti dicono che Sonia è stata uccisa da... eccetera, 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 eccetera. Ho fatto un bordello. Però poi non sai come sono andate veramente le cose. Anche perché durante la quest principale ti viene raccontato tutto, no? Ti viene raccontato delle gemme segrete, di Raul, del sacrificio. Ho capito. Non uscirò mai più da lì. Quindi andiamo al sacrario e voliamo. Non uscirò mai più da questa... da questa parete, perché piove, quindi il Link scivola. Quindi tu questa storia già la sai. Però così la vedi... Il doppiaggio mi piace tantissimo. A parte Ganondorf. Ganondorf fa un po' cagà. Mentre Raul, Mineru, Zelda hanno un doppiaggio che secondo me fa paura. È bellissimo. È bello, 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 bello. Poi anche le scene sono belle e interessanti. Anche se già le sai. Il ragazzo di prima, no, che diceva: ma è spoiler questo filmato. A parte che i filmati sono sempre spoiler. Però in realtà è SNI. In realtà è SNI perché tu già sai come è andata a finire. Anche perché non stai guardando una cosa futura. Stai guardando il passato, capito? Quello che è successo prima. Quello che le leggende narrano, quello che tutto il gioco letteralmente ogni 5 secondi ti ripete sotto forma di racconto. Le manine. Riesco a fuggire. Cazzo, mi ha preso. Non c'è modo di fightarle in questo momento con 5 cuori. Ecco. Questo è un grande escape. Bye bye. Questo è un grande escape. Come si chiama? Grande escape. Come dici? Grande escape. Come? Grande escape. Come? Grande escape. Un po' a culo perché sto mazzo è piombato nel momento del bisogno, ma saper sfruttare le occasioni non è da tutti.
Ora quello che mi chiedo io. In genere la lacrima piena è quella che contiene il filmato. Ma tu la vedi la lacrima piena? Perché io le vedo tutte vuote. Nel dubbio punto quella in alto perché mi sembra un po' più significativa. Quella in alto c'ha il Corogu. Bene. Che per caso tu hai visto la lacrima piena? Free? Dimmi di sì. Dimmi di sì perché io non ho visto. Yahaha. No. Allora non so io. Eccola! È proprio che era infrattata, capito? Era proprio l'infrattamentos. Ci dovrebbe essere forse l'inizio dello scontro e la prossima lacrima, la battaglia finale, credo. No, quella pietruzza in mezzo al tempio è la tomba di Sonia. Ma pensa te. Ah, Zelda. Vostra Maestà, prima che domani affrontiate il re dei demoni, Io gli ho pure c'è fottuto una i cosa che fiori. devo Mi dirvi. sento una persona orribile. Io sono finita nella vostra epoca. Dopo aver scoperto una mummia sepolta. Su, continua. Quando ho visto Ganondorf trasformarsi grazie alla gemma segreta, tutto quanto mi è stato chiaro. La mummia che avevo scoperto era proprio lui. E quell'uomo non possa morire. Nonostante tutto, è sopravvissuto fino alla mia epoca. Buongiorno! Significa che domani saremo in grado di sconfiggerlo. Sarà tutto inutile e Ganondorf vincerà. Ma allora voi, vostra maestà, Forse, ma non posso tirarmi indietro. È stata solo la mia arroganza a condurci fin qua. Ed è mio preciso dovere pagarne il prezzo. Ma soprattutto, io sono il sovrano di Hyrule. E il compito di un re è salvaguardare e proteggere il proprio popolo. Ha deciso di Persino essere a costo sovrano, della così. sua stessa vita. Vostra Pure maestà. io domani divento sovrano, così. Poi di che Ganondorf E c'ha se tutte proprio le non colpe. dovessimo riuscire a sconfiggere Ganondorf, ci affideremo a Link e alla spada che brandisce. Sarà lui la nostra ultima speranza. Ma Poro ricorda, Link. in quel futuro tu non eri mai giunta nella nostra epoca. Ora invece sei qui. Zelda, qualcosa ti ha portato qui per un motivo preciso. Non può essere una coincidenza.
culo sempre Link. Cioè, che se Link non era buono, no? Che se Link non era buono, li mandava tutti a fanculo. Cioè, il regno di Lure già si era accartocciato su se stesso da un sacco di tempo. Cioè, se Link andava a fare il contadino che coltivava il riso di Rule, cioè, tutti morti, ma già da più di un sacco di anni. Signori, the last one. Lacrima. Che dovrebbe essere letteralmente accanto a questa torre. Quindi vediamoci il filmato finale del primo scontro, primo e ultimo scontro di Raoul versus Ganon. E poi ci adoperiamo. Ci adoperiamo per la prossima live di prepararci per bene nel minor tempo possibile per affrontare il finale. Tanto sono sempre dell'idea che un Lionel Silver sia più forte di Ganon, però questa è un'altra storia. Allora, l'ho vista la lacrima, è in punta. Spizziamo se c'è un corogo. No? Ah, sì, eccolo. Oddi. Potevo tagliare e invece no. Sono emozionata. Poi in realtà ci stanno anche le stele da fare. Non so se fare prima le stele o prima il finale. Pure le stele sono... dovrebbero essere più facili dei glifi, perché sono proprio segnate in mappa. Si vedono. Ok, siamo al tempio del tempo. Siamo riusciti a intrappolarlo. Però Link, temo che nemmeno tu. Madonna, un po' di positività. In cui Link gli manda indietro la spada, ovvero l'inizio del gioco. Thank you.
problema. Quello che rimane. Però come... come è possibile? Significa che... Link sta bene. Hai viaggiato nel tempo fino a me affinché ti potessi ripristinare. Zelda, qualcosa ti ha portato qui per un motivo preciso. Non può essere una coincidenza. Finalmente so cosa devo fare. Sì, è qualcosa che posso fare solamente io. Così riusciremo a sconfiggerlo. Il prezzo per chi anela l'immortalità è un eterno oblio dell'anima. Io dovrò rinunciare a me stessa. Link. Vienimi a cercare. Aie. Quindi raga, confermato. Il drago è Zelda. Cioè si è sacrificata diventando un drago. Che non pare così brutto se non c'è la clausola. No! La clausola dell'immortalità. La clausola dell'oblio. Andiamo. Cioè, andiamo. Frega cazzi. Bellissimo. Io all'inizio non ci avevo proprio pensato che potesse essere Zelda. Poi quando inizia a parlare del cazzo fa del drago, tu dici ecco lì, oddio, quando c'è il cazzo fa del drago dici oddio, può essere. Ora luna rossa. Che fondamentalmente a te che giochi non ti cambia un cazzo sapere se il drago è Zelda o non è Zelda. O... o se quella roccia è la tomba o no di Sonia. Cioè non ti cambia niente. Però ci sono tutti questi dettagli che sono belli da scoprire, capito? Proprio belli. Questo del drago comunque super inaspettato. C'ho da fa. No, non cambia nulla a livello della trama principale, no? Che è
Salva il mondo dal miasma, picchia Ganon. Però bello, cioè la scena che passa il drago e piange. Cioè, tanta, è tanta, è tanta. No, vabbè. Bellissimo, non pensavo. Pensavo che a un certo punto mi bloccasse. Mineru OP. Meglio del drago di Skyrim. Pazzesco, non pensavo che avrei mai detto una roba del genere. Vado, raga, vado. La forza della spada diventa sempre più prorompente. Più intenso sarà il potere, più devastanti gli attacchi. Vedi, non sei solo in grado di plasmare il tempo. Possiedi anche il sacro potere di esorcizzare il male. Chi ingerisce una gemma segreta si trasformerà in un drago senza età e riceverà in dono la vita eterna. Niam! Grazie, Mineru. Ti ringrazio per tutto. Questo è il primo Zanao che troviamo che ci dà la tavoletta, no? Spada suprema, ti prometto che presto tornerà da te. Fino ad allora, mi prenderò cura di lei. Io continuerò a infonderle il mio sacro potere. E poi vedrai, sarà in grado di sconfiggere il re dei demoni. Il prezzo per chi anela l'immortalità è un eterno oblio dell'anima. Per Hyrule.
Dio, questo controller, che urto! Hai interrotto tutto il momento bellissimo! Ero totalmente assorta. Bellissimo. La principessa Serena sono i fiori preferiti di Zelda. Domani pomeriggio c'è Miro. Che bello.